io tenterò di viaggiare a circa 7, dai 5 a 7 chilometri orari, e quindi vorrei tentare di coprire almeno dai 45 ai 50, 54 chilometri al giorno. Sometimes I think that it's better to never ask why. È un kayak molto molto leggero, con delle, diciamo, con delle agevolazioni proprio a livello di penetrazione in acqua. La molla è che io amo molto la natura. Io ho avuto un'esperienza anni fa di un certo rilievo che non ha fatto altro che amplificare certe cose che già avevo dentro. Sì, può essere anche morte, ma se tu riesci a coinvolgerti con lui, puoi anche sopravvivere. Venti giorni per completare il periplo della Sicilia in totale autosufficienza, com'è andata? Ma è andata benissimo perché intanto mi ha fatto conoscere le coste siciliane. Io, sai, in fondo sono un non un siciliano doc, ma un siciliano acquisito, quindi non conoscevo bene tutte quante queste le coste siciliane, e è stato proprio un mio intento fare questo periplo, proprio per conoscerle personalmente e soprattutto per farle conoscere un po' a tutti noi siciliani, perché effettivamente io non credo che tutti i siciliani la conoscano bene, la Sicilia. Quali sono state le condizioni sia meteo marine e anche la situazione delle coste? Guarda, meteo marine solo all'inizio ho avuto qualche problema. Proprio appena partiti a Tremestieri c'era molto molto mare, ancora non conoscevo bene il kayak, ogni kayak ha il suo equilibrio, quindi mi sono dovuto mettere insieme a lui. Il momento che mi sono messo insieme a lui, poi è andata tutto a gonfie vele, perché anche quando il tempo non era dei migliori affrontavo il mare tranquillamente insieme al kayak. Per quanto riguarda invece la gestione alimentare, come si è organizzato? Per l'alimentare niente, ho mangiato gli liofilizzati e tre volte, visto che ero in un tipo Trapani, in quelle zone là, mi sono permesso un caffè in un bar, ma per il resto no, ho sempre mangiato i miei alimenti. Per quanto concerne invece le coste, devo essere sincero, un 65-70% delle coste siciliane le ho trovate molto 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 pulite e molto attenzionate anche dai comuni. Alcune invece, e devo tirare le orecchie al comune di Messina in questo caso, fino ai piloni perfetto, superati i piloni una disperazione. Ho visto la costa, perdonami se lo dico, ma devo dirlo, con
molta spazzatura. È un peccato perché poi il mare era cristallino, è cristallino, l'abbiamo visto ora. E lasciare il bagnasciuga in quel modo è veramente triste, non è sfruttabile, anche se poi ho visto persone che stavano là in mezzo a questa pattumiera a cielo libero, praticamente come i tre mestieri, va, né più né meno. Sia la partenza che poi l'arrivo è stato qui alla piscina Vittorio Magazzura, piscina della Polisportiva Messina, penso una location ideale per dare l'avvio e per poi concludere questa impresa. Sì, lo abbiamo voluto fortemente tu e di conseguenza io, anche perché c'è la sensibilità del presidente che è qui davanti a noi, che diciamo ha questa... ce l'ha nel suo DNA evidentemente il fatto di aiutare e di far conoscere la nostra costa siciliana, e quindi sono stato felicissimo di poter iniziare e di concludere nel migliore dei modi la mia avventura in questa location meravigliosa. Prossima impresa dopo questa? Ora mi reco un po' le ferite perché bene o male sono un pochino stanco, ma l'idea mia, ne ho due di imprese, o una o l'altra farò, perché poi non ci vuole anche tempo. Ci sarebbe la Corsica, oppure volevo andare sul Pollino, dal mare ai monti, perché anche il Pollino è una... Per la Corsica si intende il periplo sempre? Il periplo della Corsica, sì, tutto il periplo della Corsica. Il Mal d'Africa invece che dice? Ma d'Africa c'è sempre, quest'anno molto probabilmente salterò la 31esima edizione perché voglio fare bene la 32esima, però il mio sogno nel cassetto è, trovando gli sponsor o chi mi può aiutare tecnicamente, fare l'attraversamento dell'Africa in solitario da Agadir al Mar Rosso, quindi è già pronta questa cosa, ma mancano delle piccole cose e delle grandi cose.